Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo parlando di economia, in particolare l'economia che riguarda la nostra regione. Secondo i dati pubblicati dall'Istat, nel terzo trimestre si registra una frenata del PIL nazionale. In Abruzzo però cresce il numero delle imprese e a guidare la ripresa sono le start-up. Il mercato del lavoro, dall'altra parte, vede un aumento dei voucher e la precarietà dell'occupazione. Vediamo. 2016 altalenante secondo i dati Istat. Se il secondo trimestre aveva dato segnali di crescita, arriva ora una brusca frenata per il terzo trimestre sul capitolo PIL. Altra voce importante è quella dell'occupazione. Scendono i contratti a tempo determinato e aumenta l'utilizzo dei voucher. Nel 2016 sono stati spesi 84,3 milioni di euro per i buoni lavoro che, secondo i sindacati, contribuiscono alla destrutturazione del lavoro e una proliferazione del nero. In Abruzzo la situazione prefigurata vede ancora segnali, seppur timidi, ma positivi. La nascita di nuove imprese supera la quota di quelle che cessano la propria attività e il merito più grande va ai giovani, loro la fetta di imprenditoria con più start-up. Credo che dobbiamo da un momento all'altro riflettere come Abruzzo a questo 4.0, cioè alla quarta rivoluzione industriale di cui si è tanto parlando, dove l'aspetto tecnologico e digitale prende il sopravvento sulla vecchia concezione dell'industria. Ed è chiaro che se noi riusciamo a portare avanti questo processo innovatore, la presenza anche di imprese piccole sui mercati internazionali diventa realtà. Mentre oggi la presenza sui mercati internazionali, basta un dato a sottolinearlo, il 50% è dovuto solo e soltanto ai mezzi di trasporto. Se poi aggiungiamo la meccanica e la farmaceutica, tutte grandi imprese, ci rendiamo conto che rimane solo una percentuale modesta di circa il 6%, 5-6% dell'agroalimentare. Il dato dell'occupazione è quello che preoccupa inoltre. Secondo l'economista serve una radicale opera di cambiamento verso la formazione di professionalità che meglio e di più riescano a penetrare i mercati emergenti che restano il traino più importante in un'economia interna che fatica a vivere del suo mercato. A parte alcuni segmenti, alcune nicchie dell'Europa, dell'Unione Europea, poi è chiaro che i mercati emergenti sono quelli legati alla Cina, quelli legati all'India, quelli legati cioè a questi paesi che stanno avendo un impulso di crescita, sia pure attenuato, piuttosto significativo. Ed esattamente un mese fa, alle ore 3.36, una scossa di magnitudo 6.0 ha devastato i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata e Pescara del Tronto. Oggi si è svolta ad Amatrice la cerimonia di commemorazione della tragedia con una messa in cui il vescovo di Rieti, Monsignor Pompili, ha esortato la politica a ricostruire senza lasciarsi fuorviare da altri interessi. Ieri intanto il Premier Renzi ha assicurato ancora una volta che sarà ricostruito tutto come e dov'era. Intanto la quantificazione dei danni ammonta a circa 4 miliardi di euro. Ascoltiamo un estratto della conferenza stampa che ha fatto il punto della situazione ad un mese dal sisma, conferenza del Presidente del Consiglio Renzi e del Commissario per la ricostruzione Errani. Il mio primo pensiero naturalmente va alle vittime, alle famiglie dei sopravvissuti, a chi faticosamente da un ospedale o nella quotidianità cerca di ricominciare a vivere sapendo che nulla sarà più come prima. Il nostro obiettivo, le prime case, le seconde case, gli esercizi commerciali, è quello di riportare tutto come era prima e di dare una piena vicinanza alle realtà del territorio. Sulle scuole non si scherza. E allora, tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento sismico saranno considerati fuori dai limiti del patto di stabilità, perché non è immaginabile che ci sia un patto di stabilità europeo che si preoccupi della stabilità delle tecnocrazie internazionali e non si preoccupi della stabilità dei nostri figli. Il decreto che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri non oltre il 2 o 3 ottobre, proporrà, e questa è una scelta molto importante, un meccanismo chiaro di
riconoscimento pieno dei danni del terremoto. E dunque non ci troveremo in una situazione nella quale, per questo ringrazio il Presidente del Consiglio del Governo, nella quale ogni anno dovremo discutere le quote per il risarcimento. È una scelta che credo possa rappresentare per quelle popolazioni che hanno avuto e vissuto un dramma così grave e così profondo, sia un messaggio di impegno e serietà che sarà apprezzato e compreso. E intanto, proprio ad un mese dal sisma, sale il numero delle vittime, perché è morto proprio quest'oggi un anziano di Amatrice, Renato Marsicola, di 94 anni, che dopo la scossa era stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila nel reparto di rianimazione. Da qui, dopo 3 settimane di permanenza, era stato portato in geriatria. E chiudiamo qui la parentesi legata al sisma del Centro Italia, ma proseguiamo con la cronaca. 4 giovani studenti ortonesi, tutti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti gli autori dei danneggiamenti commessi lo scorso 16 di settembre in una delle sale del castello aragonese di Ortona. Quel giorno venne sfondata la vetrata di accesso e furono ribaltate e danneggiate numerose suppellettili e arredi presenti in una delle sale, solitamente destinata ad accogliere mostre fotografiche e pittoriche. Fondamentali, durante le indagini condotte dai carabinieri, sono state le testimonianze di alcuni turisti che nel pomeriggio del 16 settembre si trovavano nei giardini del Maniero, nonché di alcuni commercianti della zona che sin da subito avevano indicato quali autori delle devastazioni, 4 ragazzini notati nella struttura, poi identificati da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Ortona, intervenuta immediatamente sul posto. I 4 ragazzi che sono stati denunciati per danneggiamento aggravato alla procura sono stati denunciati per danneggiamento aggravato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. E a Teramo, dopo l'esposto alla procura, i commercianti di Corso San Giorgio chiedono l'intervento del governatore della regione Abruzzo presso il ministro Franceschini per indurre la sovrintendenza archeologica a rimuovere la situazione di stallo che blocca i lavori oramai da mesi. Non si ferma a Teramo la protesta dei commercianti di Corso San Giorgio, ormai allo stremo e alle prese con una crisi epocale, acuita dal prolungarsi dei lavori di rifacimento della pavimentazione, nonostante i promessi cronoprogrammi. Dopo l'esposto alla procura di Teramo, hanno inviato una missiva al governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per segnalare lo stato di calamità non naturale, dovuto all'eccessivo prolungarsi dei tempi, e per chiedere l'intervento presso il ministro Franceschini per indurre la sovrintendenza archeologica, rea di perpetrare ritardi, a rimuovere la situazione di stallo. I commercianti denunciano una situazione di estrema difficoltà creata dalla burocrazia e l'indolenza di dirigenti e funzionari pubblici che potrebbe portare alla morte economica di tutto il centro della città. Nella nota inviata per conoscenza anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente del CSM e al Ministro dei Beni Culturali, i titolari dei negozi del centro ripercorrono le tappe che hanno portato alla realizzazione dei lavori, dai sondaggi del 2015 fatti per prevenire intoppi, all'inizio dei lavori a gennaio scorso con il cronoprogramma che parlava di conclusione delle opere a fine estate. In realtà però, a causa dei ripetuti blocchi da parte della sovrintendenza, il corso è oggi ancora un cantiere aperto, con il 3° lotto bloccato da mesi a causa del ritrovamento di alcuni reperti. La commissione, che deve decidere sul da farsi, avrebbe dovuto riunirsi già ad inizio settembre, ma ad oggi non c'è ancora nessuna notizia in proposito. E la difficile situazione delle attività commerciali, penalizzate dal quasi totale oscuramento delle vetrine a causa delle recinzioni e dall'annullamento del passaggio pedonale, hanno contribuito a dimezzare sostanzialmente il fatturato dei negozi centrali e a ridurre in maniera considerevole anche quelli dell'area urbana. I commercianti infine evidenziano come la situazione sia diventata nei mesi molto pesante, tanto da mettere a rischio il fallimento e la bancarotta, visti i mancati introiti, oltre naturalmente alle difficoltà dovute alla possibile perdita di lavoro per molti dipendenti. Dal 29 settembre al 2 ottobre a Pescara Vecchia, appuntamento con l'Oktoberfest.
Oktoberfest a Pescara Vecchia, il comune presenta l'edizione 2016 con un rinnovato entusiasmo dovuto al successo della scorsa stagione. Prodotti tradizionali bavaresi, birra artigianale e un cartellone di eventi per ogni serata prevista. Questa è una bella iniziativa che andrà in onda dal 29 al 3 ottobre, questa volta non riguarderà le tipicità e l'enogastronomia locale pescarese ed abruzzese, ma le eccellenze bavaresi, portando qui il marchio dell'Oktoberfest, una manifestazione che unirà al cibo anche momenti culturali e di intrattenimento musicale, un buon modo in questo periodo di rianimare questa zona e di creare un evento importante che l'anno scorso ha riscontrato un grande successo di pubblico e di qualità. Piazza Garibaldi al centro dell'evento, la città sceglie il suo corso storico per 4 giorni che punteranno a superare le oltre 20.000 visite dello scorso anno. Ovviamente le carni nella maggior parte, soprattutto quello degli stinchi, saranno di origine abruzzese, quindi a parte le tipicità dei wuster che saranno ovviamente tedeschi originali, le patate saranno quelle abruzzesi del Fucino con grande probabilità e quindi abbiamo comunque un connubio tra Germania e Abruzzo. Noi ci aspettiamo sicuramente un successo più grande di quello dell'anno scorso, che ha già visto oltre 25.000 presenze qui in Piazza Garibaldi, divertirsi in allegria e in serenità. Si è conclusa con la premiazione dei vincitori dei concorsi e con un convegno sulla prevenzione delle catastrofi, il premio Ilaria Rambaldi organizzato dalla omonima Onlus presieduta da Maria Grazia Piccinini, dedicato alla memoria della studentessa lancianese che ha perso la vita nel terremoto dell'Aquila del 2009. Informazione e scienze, il ruolo ed i problemi della comunicazione e sicurezza e sostenibilità, progettazione consapevole del territorio e degli edifici. Sono stati 2 convegni imperniati sulla prevenzione delle catastrofi organizzati nell'ambito del premio Ilaria Rambaldi, dedicato alla memoria della studentessa lancianese che ha perso la vita nel terremoto dell'Aquila del 2009. Durante i convegni sono stati premiati i vincitori dei concorsi. Per la sezione dedicata al giornalismo televisivo, il riconoscimento è andato ad Elisabetta De Luca per l'inchiesta Disastro ambientale ad Ercolano. Il premio per le migliori tesi è stato attribuito a Daniele Martini del corso di laurea Ingegneria Civile dell'Aquila per intervento di consolidamento della Chiesa di Santa Maria del Suffragio e Sara Pierantozzi e Federica Silvestri della Facoltà di Ingegneria Edile della Politecnica delle Marche per la tesi Rigenerazione idraulica ed urbana dell'area Zipa del porto di Ancona. Per la sezione urbanistica in rosa la Commissione ha decretato vincitrice ex aequo le tesi di Giada Limongi, aree metropolitane tra degrado ambientale, rischi e cambiamento climatico, metodi e tecniche per la conoscenza dell'Università Federico II di Napoli e Beatrice Gobetti, Marica Conte e Martina Cogo per racconti dal fiume, riconquista del suolo attraverso i fiumi Chiampo e Alpone dell'Università IUAV di Venezia. Gli elaborati vincitori verranno pubblicati dalla rivista INU Urbanistica Informazioni in una sezione apposita riservata al premio Ilaria Rambaldi. Nuova iniziativa di solidarietà della AMO, l'associazione Massimo Oddo Onlus, che in collaborazione con Lea e Flo ha deciso di aiutare i ragazzi più svantaggiati con l'iniziativa Adotta uno sportivo. Adotta un giovane sportivo, questa è la nuova iniziativa della Massimo Oddo Onlus con Lea e Flo. Giovanni, vogliamo un attimo spiegare il senso di questa iniziativa, un'iniziativa originale tra l'altro? Sì, questa è un'iniziativa di mero stampo sociale, daremo la possibilità a bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate e non solo, di frequentare corsi annuali di scuole calcio, palestre, centri sportivi. Un'iniziativa che dal 22 settembre fino al 23 ottobre darà la possibilità, attraverso comunque una quota parte degli scontrini emessi all'interno di Leflo Palace, di dare quindi un sostegno a questo progetto che si chiama Adotta un giovane sportivo. Quindi è chiaro che da parte nostra c'è un ringraziamento doveroso ad una struttura importante che ha deciso di sostenere insieme a noi un percorso che abbiamo già proposto e che ha avuto grande successo. Massimo,
Odonlus è molto attiva nel campo del sociale, nell'ambito sportivo, e proprio di recente avvio un'altra iniziativa, un'asta su eBay, maglie di calcio delle squadre di Serie A. È una raccolta fondi a favore dei terremotati del terremoto del centro Italia. Con questa somma verranno acquistati dei materiali urgenti, di urgente bisogno per queste popolazioni. Noi sul nostro canale eBay della Fondazione Massimo Odonlus abbiamo ancora in asta le maglie di numerose squadre di Serie A e di Serie B, e in più le maglie del Pescara, di Pescara Inter e di Pescara Sassuolo. Insomma, va bene, il calderone abbiamo messo dentro un sacco di cose e speriamo di... Stanno arrivando già numerose offerte, ovviamente. Stiamo facendo dei numeri eccezionali e a conclusione delle aste comunicheremo il totale che sarà devoluto. Per modo di dire, perché noi andiamo materialmente ad acquistare e portare fisicamente tutto ciò che c'è bisogno sul posto. Questo servizio ci introduce naturalmente alla pagina sportiva, e allora andiamo a vedere la schermata della Serie A, una giornata che ha avuto inizio praticamente dalle ore 18, la sesta, con la partita tra Palermo e Juventus, che in questo momento vede in vantaggio la Juventus per 1-0 grazie ad un tiro di Dani Alves deviato da Goldanig alle spalle del portiere Posavec. Le altre partite questa sera, ci sarà l'altro anticipo alle 20:45 tra Napoli e Chievo-Verona, poi le altre gare: Cagliari-Sampdoria, Crotone-Atalanta, Fiorentina-Milan, Genoa-Pescara, Inter-Bologna, Lazio-Empoli, Sassuolo-Udinese e Torino-Roma. Domani in campo il Pescara alle ore 15 a Marassi contro il Genoa. Ebbene, nella conferenza stampa che si è tenuta oggi, la classica conferenza prepartita che il tecnico Massimo Oddo ha tenuto dopo la seduta di rifinitura e prima della partenza per la Liguria, lo stesso Oddo ha annunciato che ci saranno delle novità rispetto alla squadra vista con il Torino. In mediana tornerà Brugman al posto di Aquilani, in avanti conferma per Caprari, mentre la novità potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto di Simone Pepe, probabile riposo per uno tra Cristante, Ver e Memushai. Chiaramente Oddo ha parlato di questo, ma ha parlato anche della squadra che il Pescara affronterà domani. Ascoltiamolo. È possibile vedere Marai al primo minuto domani, differenziando? Sì, è una possibilità, anche se non molto concreta, soprattutto nella partita di domani, perché con le caratteristiche che ha il Genova penso che possiamo mettere in difficoltà con altre armi. Sicuramente due centrocampisti ruoteranno, cambieranno, perché Cristante, quelli che hanno giocato fino adesso, Cristante, Verre, Memushai, questi qui hanno sempre giocato. Aquilani l'ultima partita intera l'ha fatta parecchio tempo fa, quindi certamente sarà difficile vederlo dall'inizio. Sicuramente ci sarà Brugman, e gli altri vediamo, due su tre certamente li cambierò. Potrebbe giocare anche Pepe. Mezzala? No. Potrebbe giocare. Mai, Genova lo conosciamo bene Ivan, è una squadra molto molto aggressiva, molto molto fisica, grandi duelli individuali, marcature a uomo a tutto campo, e quindi noi dovremmo essere bravi. Se da una parte ci sarà intensità, aggressività e fisicità, da quest'altra parte ci dovrà essere grande intelligenza calcistica, grande movimento, dinamismo e grande qualità. Ma io credo che sulla carta è una di quelle partite dove tutte le squadre, soprattutto quelle che non lottano per traguardi importantissimi, devono vincere, perché poi la salvezza passa attraverso questo tipo di gare. Insomma, tu puoi costruirla attraverso le grandi squadre, ma devi per forza costruirla anche attraverso i diretti concorrenti o comunque quelle squadre che si devono salvare.
e quindi è inevitabile che un allenatore cerchi di caricare l'ambiente, caricare i propri giocatori, cercando di non evidenziare il fatto che magari venga una, tra virgolette, piccola e si prenda una partita sotto gamba. Soprattutto può avvenire dopo aver fatto una grande partita contro una grande squadra. A noi non cambia niente, perché per noi sono tutte più forti di noi e quindi noi affronteremo tutte alla stessa maniera. E sul fronte Genoa invece toccherà Giovanni Simeone guidare l'attacco rossoblu contro il Pescara domani al Ferraris. Il figlio d'arte, il figlio del Ciolo Simeone, era stato anche nell'orbita del Pescara nel corso dell'ultima estate. L'infortunio di Pavoletti lo ha promosso titolare. Giocherà Simeone per sostituire Pavoletti, ha confermato il tecnico Ivan Juric. Purtroppo il cambio di attaccante è un problema, perché non abbiamo avuto il tempo di prepararci al meglio tatticamente. Lui e Pavoletti sono diversi, ma abbiamo fiducia in Giovanni e può fare bene. Non sarà l'unica novità, farò qualche cambio, prosegue ancora Juric, ma per il dispendio mentale di energie, perché fisicamente siamo ancora freschi. Giocherà sicuramente Eden Nilsson, così come Gentiletti, scelta decisa per un infortunio a Orban. Ha avuto un problema ad un ginocchio, non promette bene. Questo è il commento appunto sull'infortunio di Orban dello stesso Juric. E sul Pescara il tecnico dice: hanno giocatori di grande tecnica e giocano bene, riescono a mettere tutti in difficoltà, è un avversario difficile da affrontare, pericolo maggiore sarà un attacco senza punti di riferimento, sono una squadra che crea molto e sa mettere in difficoltà gli avversari. Queste le parole del tecnico genuano Ivan Juric. Ora scendiamo in Lega Pro, girone B, una giornata che è già iniziata e che proseguirà con, tra le altre cose, la partita del Teramo. Questi sono i risultati, quasi tutti definitivamente acquisiti, c'è un solo risultato provvisorio perché si sta giocando il primo tempo che sta per finire a Forlì e come vedete la San Benedettese è in vantaggio 1-0. Gli altri risultati sono finali: Ancona Modena 1-0, Bassano Sant'Arcangelo 4-0, Gubbio Padova 0-1, Maceratese Pordenone 2-4, Venezia Lumezzane 2-0. Questa sera oltre a Teramo Fano anche Parma Albino Leffe e Mantova Feralpi Salò, mentre lunedì si giocherà la partita tra Reggiana e Sud Tirol Alto Adige. Ma per il prepartita di Teramo Fano siamo in collegamento con Teramo, con Jacopo Forcella. Buonasera Jacopo. Buonasera a te Andrea, buonasera a tutti i telespettatori di TV6. Hai detto bene, alle 20:30 il terzo appuntamento casalingo, il sesto di campionato per la formazione biancorossa allenata da Federico Nofri, che questa sera avrà la necessità di conquistare la prima vittoria stagionale dopo il buon pareggio strappato 7 giorni fa a Sant'Arcangelo. Questa sera il Fano di un ex come Giovanni Cusatis da dover battere, ci sono anche altri ex in campo come Manuel Ferrari e Davide Borrelli, che hanno vestito qualche stagione fa la casacca biancorossa. Noi non abbiamo ancora le formazioni ufficiali perché la partita inizierà alle 20:30, però intanto una notizia possiamo darla per certa, ovvero che non giocherà almeno dall'inizio Alessandro Di Paolo Antonio, che stamattina ha fatto degli esami per valutare la sua condizione dopo che era stato costretto a fermarsi per parecchi giorni. Non ci sono rischi per Alessandro Di Paolo Antonio, però ovviamente non è in condizioni ideali per poter giocare, e visto che questa è comunque una partita molto delicata perché il Fano ha 4 punti in classifica e il Teramo ne ha solamente 2, considerando che l'Ancona oggi ha vinto, anche se il Forlì adesso sta perdendo, però insomma l'Ancona si è issata a quota 5, per il momento sono ultime appaiate proprio Forlì e Teramo, quindi va da sé che la formazione biancorossa deve assolutamente centrare un risultato positivo come la vittoria contro i Granata marchigiani. Come detto, non ci sarà Alessandro Di Paolo Antonio, lo schieramento dovrebbe essere il 4-4-2. C'è curiosità per vedere chi giocherà sull'esterno a sinistra, perché potrebbe riproporre Nofri il centrocampo con Trella a destra, Ilario Boulevardi al centro e Luca Forte a sinistra, Peterman
dopo una settimana di febbre, va in panchina certamente, recuperato ma non è al 100%, non ci sarà invece Federico Carraro che si è fatto male in settimana in allenamento e dunque non giocherà il trequartista che aveva di fatto cambiato anche un po' il volto della partita al Mazzola di Sant'Arcangelo. L'attacco dovrebbe essere quello di visto in Romagna sabato scorso, ovvero formato da Marco Sansovini e il brasiliano Jefferson. Rientra dalla squalifica d'Orazio, out Carcalis per lui, problema al ginocchio. Per il momento è tutto, Andrea, ti restituisco la linea. 20:30, fischio d'inizio di Teramo Fano. Grazie, grazie a Jacopo Forcella e andiamo a chiudere il nostro TG con anche la pagina sportiva, con il prossimo servizio dove concentriamo l'attenzione sul campionato di Serie D perché si giocheranno le partite della quarta giornata, in particolare attenzione sull'Avezzano che è l'unica squadra abruzzese a punteggio pieno, 3 vittorie su 3 e domani ad Albano Laziale la squadra di Pino Tortora cercherà di proseguire questa importante striscia iniziale di campionato. Quarta giornata di campionato e fari puntati, in particolare sull'Avezzano, l'unica squadra abruzzese a punteggio pieno dopo 3 giornate e con la difesa imbattuta. Per la squadra di Tortora è un test significativo quello di Albano Laziale contro una delle squadre più attrezzate del girone G, l'Alba Longa, che a 2 punti insegue il trio di vetta. Giocatori come Delgado e Cruz testeranno il muro nero-verde. In attacco fuori Padovani per un risentimento muscolare, pronto Bittaie. Sempre nel girone G cerca la prima vittoria nel nuovo impianto del Gran Sasso d'Italia Italo a Concia all'Aquila. Ancora una volta ci si aspetta una buona cornice di pubblico per spingere la squadra di Massimo Morgia alla vittoria contro l'Ostia Mare, che è un'altra delle 3 battistrada e può contare sui gol dell'ex Chieti e canistro Michele Vano, sempre a segno nelle prime 3 partite. Primo dello squalificato Pepe, Morgia punta in difesa su Gagliardini, Pupeschi e Sembroni, mentre in avanti conferma per un Massimo Ganci in gran forma sostenuto da Minincleri e Russo. Nel girone F va a caccia di riscatto il San Nicolò dopo il rovescio casalingo con la capolista Matelica. Per la squadra di Epifani c'è il test sul neutro di Sant'Egidio contro il Monticelli, infarcito di ex Terrenzio, Forgione e Donatangelo. Gara alla portata ma da non sottovalutare dopo il pareggio degli Ascolani a Vasto. Monticelli privo degli squalificati Pierantozzi e Canali. Nel San Nicolò ancora out d'Egidio. Riscatto cerca anche il Pineto che deve dimenticare lo scivolone interno con l'Agnonese. Per l'11 di Aldo ammazza l'orso, trasferta a Cesena sul campo di un Romagna Centro ancora a secco di vittorie. Come peraltro il Chieti, che è a secco anche di punti. Domani all'Angelini arriva la neopromossa Civitanovese. Se Chieti diventerà per tanti terra di conquista lo si comincerà a capire già da domani. La squadra teatina finora ha sempre pagato dazio nei secondi tempi per via del ritardo di preparazione. Domani il tecnico Mariani potrà contare sui nuovi arrivati in settimana, il portiere Ronchi e i centrocampisti Viscido e Ceccarelli. Ostica trasferta infine per la Vastese sul campo della munitissima Fermana. I pareggi di San Marino e con il Monticelli, senza sfruttare la superiorità numerica, lasciano l'amaro in bocca nell'ambiente aragonese che quei punti persi vorrebbe recuperarli. La Vastese è sinonimo di gol in queste prime giornate, ma al Recchioni contro il cecchino argentino Molinari servirà maggiore attenzione difensiva per portare via il risultato pieno. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima, la terza, alle ore 23 e poi vi ricordo gli appuntamenti della domenica pomeriggio con diretta stadio a partire dalle 14:45. Attenzione massima sulla trasferta del Pescara a Genova contro il Genova per la Serie A e poi ovviamente spazio anche alle cronache delle partite delle abruzzesi per i gironi di Serie D. Grazie per l'attenzione e ovviamente buona serata.